Lorenzi, tu sai che il figlio per la prima volta quando è freshman e dice chi è quel big stiff? Vuol dire tu. La malattia del padre ha mancato qualche partita, poi quando è tornato ha fatto un po' di fatica a ritornare alla forma. Zolaria, non propriamente il tiro che vogliamo vedere da un giocatore che è ormai una superstar, ancora Okur da fuori. E la schiacciata di Brewer, qui due liberi per... è stato un peccato che sia andato via dal campionato italiano, perché da noi poteva essere una superstar. Intanto Kirilenko, bella palla per Okur. Molto bella della partita. Lui evidentemente ha problemi proprio di resistenza. E Okur micidiale da tre, yeah. E Okur all'NBA è un delitto, non va all'All-Star Game, è un delitto per tutti, veramente. Sì, veramente è un giocatore eccezionale. Questo è Millsap che non gioca questa partita, quindi oltre a squadra debole, sicuramente non forte, ma lui che gioca anche per gli altri, non solo per sé. Sì, come premier qui un fallo tecnico, ci batte il libro. Mezzo, ma metto Kur, grande mano, dietro si vedeva qualcosa. Sì, aiuto, sì, è diventato un giocatore. Io ti dico, all'inizio della sua avventura in NBA, palla molla, intanto lì in mezzo che Kufus va a riprendersi, e Brevin Knight adesso il playmaker della squadra. Aiuto ancora, Mehmet. Esagerare, cioè, Trell non riesce a convertire due punti che sarebbero stati importanti per Indiana, perché avrebbero portato la squadra avanti. Blocco di Rascio per Granger, attenzione Granger fino in fondo, questa volta ancora. Harlem negli anni 70 tutti andavano a vederli per vedere il basket americano in tutto e per tutto, con l'NBA che è arrivata anche da noi. Tanto ancora Mehmet, sarà per questo che è più preciso, 27 del 1927, Globetrotter. Tantissimi altri. Palla sotto intanto per Deron Williams, che gioca quasi pivot. La palla per Okur, attenzione, Okur 26. Primo elemento di Bargnani nel 06. Mamma mia, una rapidità di piede, Guido. Ecco la... Price da fuori. Price. 3 punti, 70-66. Fratello di Joey Graham, che avete visto più volte con i Toronto Raptors. Lo vedremo anche domenica nella nostra diretta. Price! Un giocatore, è un giocatore solido. Mancino che tira, un giocatore di 2,08 m che tira bene da fuori. Intanto uno che tira bene da fuori. Io l'ho visto tirare da 3 punti e segnare. Okay. Vuoi andare a vedere le statistiche? Guido. 38% da 3 punti per un lungo. Ah, io sto parlando di carriera. Carriera... è un po' diversa la situazione. Okay. Secondo me è un lungo così. 2,7 salta come pochi, grande apertura di braccia, mani grandi. Ecco da tre, Ancora! No. Orlando si prenderà la mattina libera. Arbitri NBA che non viaggiano, che anno fa, arbitri NBA che si sono... vendevano i biglietti di prima classe. Ne è uscito bene. Persona che è un monumento, aiuta. 21 stagioni, Okur da 3 punti, coach! Ma... i suoi... in trasferta non la vedo facilissima, anche perché se questo continua a giocare in questo modo 13 totale, 3 su 3 da 3, che cos'è? C'è proprio... secondo tiro libero, intanto che il coach cerca rovista. Tutte le impressioni, Guido, vedendo ieri note, che finalmente stiamo vedendo quello che il Portland aspettava, tanto ancora dove uno sta, cioè veramente, ecco Okur, piazzatone. Giocatore che avrà una buona carriera nei professionisti. 20 punti di media partita per Notre. Attaccato Williams, c'è Granger. Okur, su di lui c'è Foster. Mehmet Okur, occasione, giocando comunque benino. Da il coach Dan Pizzo.